Questo è un luogo che deve essere assolutamente riqualificato e rimesso a disposizione della società. Qui si potrebbero fare tante cose. Qui con noi oggi, per esempio, c'è una rappresentante dell'associazione Protetto, che è un'associazione che io conosco molto bene, e io so che ci sono molte associazioni come queste, per esempio, che lamentano il fatto che per i senza tetto italiani non si fa nulla. Ecco, questo potrebbe essere uno spazio che si può mettere a disposizione per queste persone. E non si capisce per quale motivo lo Stato e le istituzioni spendano, investano tantissimi soldi, per esempio, per creare e trovare spazi per i profughi e non fanno nulla per i senza tetto. Qui io vorrei lanciare una sfida, qui potrebbe essere uno spazio messo a disposizione dei senza tetto italiani, ma si potrebbero fare tantissime altre cose, si potrebbero fare scuole, residenza sociale, si potrebbe fare veramente qualunque, impianti sportivi. Qui noi siamo veramente all'interno di un polmone che non può essere lasciato allo spaccio della droga, al satanismo e ai rave party. Questo deve essere assolutamente recuperato. Morena rappresenta Protetto. Che cos'è Protetto? Protetto è un'associazione che si occupa di concretamente di dare degli aiuti agli italiani, parlo di italiani, tengo a sottolinearlo, diamo da mangiare a circa 100-150 senza tetto e anche senza nulla, quindi oltre che vivere nei cartoni, nelle macchine, noi cerchiamo di dare un aiuto anche a quelle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, quindi distribuiamo cibo anche per loro. Questa è la struttura originaria, è quella che tra l'altro ha accolto le persone al ritorno dalla prima guerra mondiale, che avevano subito dei danni, e c'era appunto un padiglione che vedremo che si chiamava Veneto, c'erano dentro un centinaio di soldati della Grande Guerra, e che adesso è ignobilmente vituperato con insulti, bestemmie e schifezze varie, che comunque reclama vendetta, perché non si può lasciare la storia d'Italia, la storia della Lombardia in mano a questa gente che sicuramente non la ama e non ama neanche se stessa.